hai tanto insistito, ma perché non vengono le belle donne a fare due chiacchiere sportive con noi? Oh, finalmente mi hai accontentato. No, e io ti ho sempre detto, le donne di calcio non Ma capiscono non è granché. vero, non è vero, non è vero. L'unica che capisce qualcosa è Carmen. Ben Carmen, ritornata tra noi, Carmen. Grazie, Come stai? Carmen, tutto bene, Senti, ma io mi sono accorto di una cosa. Di Io che ho una cosa? lunga esperienza, nel senso che seguo il calcio da ormai dai tempi di Scipione l'Africano Giusto. praticamente. Una volta si giocava la partita di allenamento al giovedì. Adesso vedo che le No, partite di allenamento che se si giovedì si giocano la gioca un domenica. altro poco, si Allora, gioca il campionato il giovedì un altro poco, la dai, Juventus, dai, si allena con la Roma. sì, Il Bologna si allena con il Catania perché si è allenato e basta. Il Torino, passeggia, addirittura il Torino si proprio. allena. E il Lecce, vabbè, ma questo sta nell'ordine delle cose. Il Lecce ieri. Ma il Palermo ti sei dimenticato? Che ieri il Palermo ha Super. Si è allenato sciorinato un pure il grande Palermo. Miccoli con quel gol da quasi Però centrocampo. il Lecce che, Il diciamoci la Lecce, verità, il poco più che una partita di allenamento, Oh, per quello carità. con la Trizium. A Trizium alla proposito latina. della Trizium, dico, noi come dire, un osso duro ce lo siamo messi alle spalle, perché Trizium, Feralpi e Entella sono i tre nomi che io non riesco a memorizzare. Allora, uno Feralpi ce lo siamo Salò. messi alle spalle, adesso poi c'è Trapani, ci sono. Oh. Che partita ieri, che allenamento ieri, Di Gio. allenamento ieri. Sì, non c'è stata storia. Poteva finire 6-0 ieri, tranquillamente, senza. Beh, no, a zero No, no, perché hanno tirato un calcio d'angolo, l'hanno un calcio battuto. È d'angolo vero, l'hanno è vero, è vero. battuto. No, Magari l'hanno battuto male perché non ne battono mai, perché forse vabbè. non arrivano mai in area di Diciamo rigore. che ieri Benassi sarebbe potuto andare a farsi un aperitivo e tornare al 91esimo Cioè giocare senza per andare a portiere. salutare i tifosi sotto la Effettivamente, curva. non c'è stata partita, non c'è stata partita ieri, Senti, effettivamente. io so però, perché sono in collegamento con Trezzano sull'Adda, e quello è il Trezzano paese, no? Della sull'Adda, Trizium. provincia di Milano. Ieri hanno festeggiato tutta la notte perché dice: caspita, la parola era No, un'altra. vabbè. Hanno detto: caspita, abbiamo perso solo 2-0 con Hanno la festeggiato. incontrastata capolista. Per loro è un gran Secondo successo. me meritano veramente un monumento in piazza quei due tifosi che sono venuti, veramente. Due Cioè, tifosi, quelli dai. sono Che stati non vi lasciamo veramente mai soli con due lo eroi, striscione. Lo striscione, veramente due mai eroi. sola, Due bellissimo. eroi, veramente. Complimenti, non so se ci vedranno, probabilmente no, però complimenti a quei due E tifosi. poi tutto il disagio di una trasferta perché hanno dovuto attraversare i Pirenei, poi le Alpi, come Annibale. Però davvero, davanti a queste No, manifestazioni di affetto veramente, per la veramente, propria squadra, bello c'è proprio. da togliersi il cappello e dire: bravo, Assolutamente, chapeau. 2000 km di trasferta, sono 2000 km, no? Certo. Tra andata e Li voglio ritorno. vedere quando andranno a Trapani. A proposito, Carmen, noi facciamo un quiz, adesso dobbiamo dare la soluzione Vabbè. del quiz. Della scorsa settimana avevamo detto che c'erano tre cose, questo si chiamava formicaio, come si chiamano questi due? La risposta è Formitizio formitizio e e formisemproni, quindi formisemproglio. formitizio, formicaio e formisemproni. Alla fine faremo un nuovo chi. Oh, ma non ce n'è uno che vinca. Ma fai delle Ma sono domande. difficili. Ah, è certo. Vabbè, allora dice Giovanni e Carmen, io poi taccio. Però abbiamo giocato 50 minuti in superiorità numerica. Aggiungo semplicemente che quando il divario fra due squadre è di questa portata, accade che per arginare la superiorità dell'avversario tu sei costretto a fare fallo, a fare falli e a ripetizione. Per cui non è un demerito del Lecce se l'avversario gioca in inferiorità numerica, è che l'avversario, pur di aggiustare le cose, contenere il Spezzare passivo, un po' il è gioco, costretto, come si dice, arrandellare, a mazziciare, sì, voce del verbo randellare. Per cui credo che non c'entri il fatto che abbiamo giocato per 50 minuti di superiorità numerica. Credo che sarebbe cambiato veramente poco, capito? Miracolo, arriva il caffè delle Twin Tower. Vai Dicevo, avanti. Tu mi prendi il dolcificante, certo, zucchero. sono a dieta. Io pure. Allora. Credo che sarebbe cambiato veramente poco, anche perché il Lecce fino al 93esimo continuava a correre, quindi ho visto anche una condizione fisica al top, Correre con nonostante 35, 36, gravi. 37 temperatura, Quindi certo. questo non è da sottovalutare, loro correvano ancora. Tu, Dico soltanto una scusa cosa. Carlo, tu continua a parlare che Se noi no ci prendiamo il prendiamo il caffè. caffè. Dico Parla, soltanto una parla, parla. cosa, sarebbe potuta finire con un vantaggio ulteriore, come ha detto Lerda, perché 2-0 è davvero È poco. Lui ha riduttivo. detto abbiamo sbagliato a non chiuderla prima. Senti, Sono cosa ha detto d'accordo tra le con lui. altre cose?
Lerda ha aggiunto qualche altra cosa, no? Che non siamo dei marziani e non siamo nemmeno il Real Madrid, sì, però, per il girone però, A della Lega Pro. Però Giovanni, io ricordo che nella conferenza di presentazione della partita sabato, Lerda aveva descritto questa Trizim come l'avversario, uno degli avversari più temibili. Anche più sono forte molto, della Cremonese. Sono, più, sono bravi dal centrocampo in avanti, eccetera. Poi abbiamo visto che... No, allora Giovanni, diciamo le cose come stanno. Non ti chiedo di girarmi il caffè se no, non mi gira la tazzina di nuovo. Allora, è vero, tutto bello, 5 partite, 5 vittorie, meglio, nemmeno la Juventus ha fatto 5 partite, 5 vittorie, perché e ne ha pareggiata una. Però, come si chiamavano queste partite? Cremonese, che ha 5 punti, Cuneo che ne ha 4, San Marino che ne ha 3, Trizium che ne ha 1, e Treviso meno 1, peggior difesa. Vabbè, meno 1 quindi, per l'handicap. Per ora, io direi sì, bellissime queste 5 vittorie, però ci siamo confrontati con le squadre peggiori. Ma a me non sembra che se ne vedano di squadre... Aspetta, aspetta, non se ne vedono perché non le abbiamo ancora incontrate. Scusa, scusa, mi tolgo domenica, anche gli occhiali. Domenica andiamo a Como, che è quinta in classifica, poi viene l'Entella, che è seconda, poi andiamo a Trapani che è terzo. Senti, quindi poesia, ci confronteremo con le migliori del girone. Allora io dico aspettiamo queste 3 partite. Mi dice alla poesia quel ramo del lago che guarda ad occidente. Tu dici che troveremo qualcosa di duro? Vedremo. Io per adesso veramente io abbiamo trovato squadre inconsistenti. Io ho soltanto paura di un calo di motivazioni, perché le partite si vincono sulla carta, lo dice sempre Lerda, lo ricorda. Io ho soltanto paura di questo, di un calo di motivazioni. Ma proprio per questo dobbiamo andarci. Perché dal punto di vista tecnico vedo qualcosa in più. Assolutamente. Buonissimo. Assolutamente, assolutamente. Quindi aspettiamo queste 3 partite, Gavino. Quelli dell'Atrizium non sono partiti ieri sera, sono rimasti perché... hanno espresso il desiderio di venire al Twin Tower a prendere il caffè. Prendere il caffè. Giusto come pensavo a vedere il Lecce mercoledì in Coppa Italia. No. Però quel che ho notato io, non so se l'avete notato anche voi, che il Lecce di ieri è sembrato più rapido negli scambi, ha cercato con più intensità la profondità, c'è stato l'articolazione della manovra non avveniva più come in passato eccessivamente lateralmente, la ricerca della bella manovra ariosa. Ieri si è andati anche al concreto e ci si è andati anche bene, poi ci siamo mangiati i gol. Abbiamo preso il palo traversa di Chiricò, il portiere che ha fatto, ormai Chiricò l'ha detto, in ogni partita tirerà da 40 metri. Ci prova, poi si va bene. Ha fatto un gol, fa bene. Gol a Treviso, ieri ha preso il palo. La stoffa ce l'hai, ragazzi. No, Carmen, tu hai notato questa cosa della manovra sveltita? Sì, sì, io ho nel visto senso proprio del dinamismo. Lecce più fresco nella corsa, nei movimenti, nelle verticalizzazioni. Stiamo diventando sempre una squadra più quadrata, più veloce. Sì, però io dico che questa vittoria è oltremodo più importante, perché non è vero che l'abbiamo conquistata solo contro l'Atrizium. Per 11 minuti abbiamo giocato anche contro l'Albino Leffe. Perché sì, sul tabellone. Perché il tabellone uno diceva all'11esimo fa? Lecce 1, Albino Leffe 0. Si fa? E io mi sono chiesto, ma dove stanno gli altri 11? Ma io dico che c'è proprio una sfiga del tabellone, passatemi il termine. È un disgraziato, è un tabellone disgraziato. Io vedo i risultati con il mio iPad, basta. Assolutamente, sì. Sono stanca, puoi... iPad, scrivo la cronaca della partita e... Vabbè, per te... Ma iPad vuol dire fidanzato, no? Che sei alla caverna ancora. Io sto alla caverna. Tu sei alle caverne. Quindi, quel tabellone, diciamocela così come pettegolezzo. Ha ragione lei. Nasce male perché nasce intanto privando un settore importante dello stadio della possibilità di vedere, salvo portarsi, prendersi una distorsione al collo, cioè andare, perché la tribuna est ce l'ha alle spalle. Forse con la spesa di quel tabellone se ne facevano due sulle cuffie. Secondo è posizionato di fronte al sole, sì, per cui anche dalla tribuna centrale è dalla scomodo, tribuna stampa, scomodo anche per noi, non è facile da vedere. Diciamo terzo, che chi l'ha pensato lì non ha fatto una terzo pensata, la dimensione delle virgolette scritture è talmente piccola che sfugge,
l'hanno fatta apposta. Ma anche il minutaggio per noi giornalisti, noi utilizziamo il cronometro. Tu pensa, uno come Giovanni che ha una diotria di vita, esatto, quante cioè, due oramai, una a un occhio, una all'altro. Perché le hai consumate facendo le famose ecografie. Ma l'hanno fatta apposta le scritte. Facendo le famose ecografie. Come è andata l'ultima ecografia? L'ultima ecografia è andata bene. Allora, Blatter ha detto che la spesa per i giudici d'area di rigore è eccessiva e che con quei soldi si possono comprare le telecamere fisse all'interno dei due pali e soprattutto il risultato è migliore. Le prove dicono che è così, perché per esempio sul calcio di rigore accordato ieri al Napoli non si sa bene se è dentro o fuori dall'area, la palla di Pirlo non si sa bene, la famosa posizione di Pirlo, se la palla ha attraversato o no la linea di porta. Oltretutto, la dico brutalmente, guardate, no, non vogliatemene, il giudice d'area, il giudice di porta, può sbagliare in quanto essere umano. Sempre fattore umano. E se poi fra un paio d'anni scopriamo che uno di questi giudici di gara si chiama, poniamo, Racalbuto, De Santi, cioè quella ridda di lestofanti che hanno procurato quel bubone tremendo. Giusto. Perché non utilizzare il mezzo meccanico che ti dà la certezza della cosa e non è pilotabile? Che è obiettivo, certo, peraltro. Sì o no? Cioè, là la certezza, cioè, potremmo dire la certezza tra virgolette matematica. L'errore umano ci sta e forse anche è bello. O no, Gavino? Eh beh, io ho sbagliato. Siamo nel 2012, quasi 2013. Chiacchierò con voi. Io dico sempre, tanti sport si sono dotati delle tecnologie, perché il calcio ancora rimane legato al fattore umano. Questa senti, ma perché tutte le squadre di Serie A vogliono incontrare la Roma in questo periodo? L'ho detta cattiva? No, al solito. Ma dalla Roma zemaniana, voi vi aspettavate qualcosa di diverso? Cioè io ne ho sentito una, la Juventus ha vinto contro la Roma più facilmente di quanto la Roma ha vinto col Cagliari. Ricordo che la Roma col Cagliari non ha giocato. Ha vinto il tavolino. No, veramente. Zeman non si smentisce mai, anche in tarda età continua a fare sempre. Però non è bello questo. Io sono un appassionato di carità. Cioè, forse i tifosi della Roma saranno meno contenti. Un po' più arrabbiati. Probabilmente. Non ci viene più qua. Cioè, non è che è bello per gli avversari della Roma, sì, probabilmente. Però io lo so che Carmen è interessata a un altro problema. Quale problema? Ma Balotelli è la... Come si chiama la compagna di Balotelli? Raffaella. Fico. No, il cognome non lo dice mai, perché ha paura di sbagliare... La vocale finale. Ma ritornano insieme o non ritornano insieme? Io non ci torno, non sì, ci è torno un problema, più. È un problema. È un mio problema esistenziale. No, non ho capito. Ritornano insieme. Lei è incinta davvero? È incinta di chi? Di due gemellini. Io stamattina mi sono svegliato e mi ponevo questo problema. Dico, ma Balotelli e la Fico? Ma tu te lo ponevi per Balotelli o per la Fico? Va bene, dai. Va bene. Il campionato è noioso, diciamoci la verità, il campionato del Lecce è noioso. Ah, siamo tornati alla C. Però sì, vedo che fai questi voli pindarici, no? Diciamo, è un dal Lecce, poi siamo andati a Blatter con le linee di porta, la Juventus, la Roma, a Balotelli alla Fico. Poi torniamo a Lecce, sì. È un percorso Io un po'... penso che sia un bel annoiarsi, perché in fondo, se come io suppongo, fra 5-6 giornate noi abbiamo scavato un abisso di differenza punti con chi ci insegue, praticamente andiamo semplicemente a fare atto di presenza allo stadio, tanto il risultato sembrerebbe acquisito. Gavino, il tecnico dell'Atrizmo, ieri ha detto a fine partita che per aprire possiamo stappare lo spumante. Ma il tecnico dell'Atrizium, che è quello al quale avevano intestato la vecchia caserma, la caserma che si chiamava Atrizio. Sì, prima si chiamava Atrizium, poi si è italianizzata. Cosa ha detto allora? Che per aprile possiamo stampare lo spumante. Calmi. Siamo già in Serie B. Andiamo calmi. Non vorrei che portasse andiamo calmi. Ieri ho ricevuto e soprattutto non dimentichiamoci che facciamo la Serie C. Perché o per chi stiamo facendo la Serie C. Siccome io ieri ho ricevuto in dono da un vecchio compagno d'arme di molti anni fa, che è venuto qui a festeggiare con i suoi colleghi di corso, 39esimo corso OG, è di Treviso questo ragazzo, ha condotto con sé una confezione da 12 bottiglie di Prosecco. Di Valdobbiadene. Dopo che c'è tutte quelle ciclice. Per cui io penso che a marzo possiamo stappare il Prosecco. Speriamo. Senti, dobbiamo fare il quiz, chi mi aiuta a fare il quiz? Dai, non so, che domanda hai preparato? Però, ragazzi, impegnatevi, cercate di trovare la soluzione, perché la marmitta della moto di Giovanni è ancora in palio.
È vero che ci sono arrivate anche delle proposte di acquisto. Però scusami, Gavino, non gli stimoli ad indovinare il quiz. Se gli regali la marmitta di Giovanni gli stimoli sono di competenza di Giovanni. Vabbè. Io li ho accanto. Vabbè, dai, sentiamo. Dunque, Michele ha detto che vuole acquistare la tua marmitta. Però dice, aspettiamo che abbia fatto 35.000 km. Perché a 18.000 dice è ancora giovane. Allora, la soluzione del quiz della scorsa settimana ve l'ho data. Il quiz di questa settimana è davvero molto semplice. Nel deserto ci sono tre formichine che camminano una dietro l'altra in fila indiana. Ad un certo punto, nel silenzio del deserto e nella noia, la prima dice: ma io ne ho dietro di me due. La seconda prende la palla al balzo e dice: io ne ho dietro di me una. La terza, per stare al gioco, dice: io ne ho dietro di me 15. La domanda è: perché la terza formichina dice io ne ho dietro di me 15? Sforzatevi, è facile la soluzione. Non diamo aiuti. La terza io la dice, so, però non lo posso dire. Io ne ho dietro di me 15. Perché questa terza formichina dice 15? Della terza questo è il quiz. Del che vi siamo grati. Vi siamo a grati. Te Giovanni. Grazie. No, soprattutto a Carmen ne siamo Carmen. Grati perché ha volete aggiungere qualcosa sulla partita di Como? Della prossima partita di sì, Como? Sì, volevo sapere tuo fratello per chi ti farà. Mio fratello vive a Como. Perciò te lo chiedo. No, ma lui è un appassionato di tennis ed è un appassionato di basket. A proposito, voglio dire che ieri la Dinamo Sassari ha vinto la sua partita a casalinga. Devo anche aggiungere di te, fatemi essere orgoglioso di Sassari. Ieri per esempio la Torres, campione d'Italia di calcio femminile, seconda partita, seconda vittoria in trasferta, 3-0, siamo felici, cioè ci vinciamo di nuovo benissimo. Questo campionato. Tranquillo. E continuiamo ad essere campione d'Italia. Ah, siamo felicissimi. So che la cosa ti interessa perché tu hai una passione per il calcio femminile, non tanto per il calcio quanto per il femminile. Andiamo via, non se ne può più. Grazie Carmen. Grazie a voi. Ci vediamo ad aprile con lo spumante. Col prosecco. Coraggio, fatevi coraggio.